Ben ritrovati a R9 Con. Questa mattina siamo in compagnia del Val Vibrata College di Corropoli, o meglio siamo insieme a Marco Pecorale, che è insegnante di storia dell'arte, Alessandro e Azzurra. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Allora Marco, partiamo proprio da te. Il vostro istituto ha partecipato attivamente alle giornate FAI di primavera che si sono svolte nei giorni scorsi, attraverso anche l'ausilio di un drone. In che modo? Certo, il drone abbiamo messo in pratica l'esperienza che i ragazzi coltivano grazie all'istituto, alla nostra scuola, e in particolar modo con un allievo del quarto, Alessandro Mergola, presente con noi all'intervista, il quale ha fatto vedere come il drone dà la possibilità di vedere il territorio, conoscere il territorio anche attraverso un'ottica diversa, una visuale, una prospettiva diversa. E sicuramente la scuola lavorerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per porre l'accento appunto su questa soluzione. Importantissima è stata anche questa collaborazione con il FAI, perché la scuola si è misurata, riconosco qui, con un'ottima alternanza scuola-lavoro, alternanza che ha permesso ai ragazzi di misurarsi con un linguaggio nuovo, un linguaggio che anche qui ha permesso alla scuola di conoscere, approfondire il territorio, di misurarsi con una competenza quale è questo nuovo linguaggio, il montaggio e la conoscenza di alcune tecniche, anche l'uso del drone. Alcune tecniche come l'uso del drone, ma soprattutto con il documentario. Per noi cosa inusuale, certo, quando riguarda la scuola, e quindi è stata fatta un'importante ricerca storica dei siti, un importante approccio diretto con i siti individuati con il FAI, e tutto ovviamente chiuso dentro questo documentario di 10 minuti che ha permesso ai visitatori e ai ragazzi stessi di conoscere, attraverso, ripeto, una nuova prospettiva, il nostro territorio e le sue risorse. Certo. Per quanto riguarda l'uso del drone, la vostra scuola insomma aiuta i ragazzi anche per utilizzarlo, per dargli la conoscenza insomma rispetto a questa tecnica? Sì, il drone è un passaggio fondamentale per le loro competenze. Certo. Competenze finali che si tradurranno in questi 5 anni di scuola. Di fatto è un liceo appunto aeronautico. Con il drone si misurano anche attraverso la conoscenza della meteorologia, ed è un importante passo verso la qualificazione. È vero. Della figura poi che ne verrà fuori terminato questo percorso di studi. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi sentiamo Alessandro e Azzurra per vedere qual è stata la vostra esperienza. Restate con noi. Ed eccoci ben ritrovati. Allora, parliamo con Alessandro e Azzurra del vostro coinvolgimento alle giornate FAI. Alessandro, in particolare tu hai realizzato il video. Sì, e mi sono occupato di quella che è stata la regia del video. Ecco, è stato proprio, noi abbiamo lavorato sul montaggio di quelle che sono state le sequenze realizzate da alcuni studenti della nostra scuola che, usando un drone usato a livelli scolastici, hanno realizzato queste bellissime immagini di Corropoli dall'alto. Ecco, è stato un lavoro molto impegnativo. Certo. Ecco, essere riusciti a raccontare Corropoli, comunque una città che possiede molte ricchezze, in soli 12 minuti credo che sia molto particolare, ecco. Che cosa ti è rimasto di questa esperienza? Ma io penso sinceramente che mi ha permesso di notare come, senza andare lontano, possiamo trovare delle ricchezze proprio nelle nostre vicinanze. Ecco questo. Allora, Azzurra, invece per quanto riguarda te, anche tu sei stata coinvolta in queste giornate. Che rapporto c'è stato con il pubblico? Allora, io sono, diciamo, stata più a contatto proprio con i visitatori. Certo. Quindi con la gente che è stata proprio interessata a osservare il nostro territorio più da vicino. Infatti, mentre, diciamo, loro si sono, diciamo, più occupati per quanto riguarda la parte tecnica, io sono stata impegnata nell'accogliere i visitatori che sono giunti anche da lontano, e ho tentato
con le mie poche conoscenze per quanto riguarda anche l'archeologia, certo, ho tentato comunque di intrattenere il pubblico e ho notato anche un riscontro positivo. Infatti molte persone sono giunte nella nostra scuola e si sono interessati di questa nuova materia, che nonostante comunque sia una materia particolare, però anche ha coinvolto anche molti bambini, ha coinvolto persone di tutte le età e di tutte le... Certo, no, è vero. Alessandro, secondo te invece lo spettatore da che cosa è rimasto più colpito, entrando nel merito di quello che è il video? Ma allora, credo che del video probabilmente siano le immagini. Io penso sinceramente che un bel video, un film che sia, si costituisce di due parti fondamentali, ovvero anche l'aspetto tecnico di come sono realizzate le riprese, quindi il drone, l'effetto, il drone dà sempre spettacolarità a ciò che si va a riprendere. Che cosa avete ripreso? Allora, abbiamo cercato tutti i luoghi attraverso una approfondita ricerca storica che noi abbiamo essenzialmente ripreso la Badia di Corropoli, che era la nostra ex sede scolastica, certo, il Museo di Ripoli, che è comunque molto importante a livello storico. Poi abbiamo ripreso il Palazzo Ducale della Montagnola. E inoltre anche lo stesso centro di Corropoli, che ha questa particolare forma a cuore e dove troviamo all'interno anche una chiesa molto importante. E oltre a questo anche abbiamo notato come Corropoli ha avuto, nonostante sia stata pagana al tempo, divenne poi cristiana, e quindi di tutte quelle costruzioni che furono fatte anche dai monaci all'interno di Corropoli. Perfetto. Professore, per concludere, se vuoi aggiungere qualcosa in merito a questa esperienza, all'importanza magari dell'alternanza scuola-lavoro, che dicevamo appunto prima. Tutto chiudo con facendo complimenti doverosi ai ragazzi. Certo. Sono impegnati tantissimo, ripeto, nella ricerca, nello studio di questo nuovo linguaggio che è il documentario, cosa inusuale credo, no, per una scuola di questo, con questo indirizzo. L'alternanza scuola-lavoro in questo caso davvero si è misurata con il territorio, con le possibilità, anche con le risorse economiche che attraverso questi siti si possono, certo, creare e sviluppare, e questo è un buon, può essere un buon momento per far crescere la scuola, per far crescere i ragazzi, per far crescere la nostra conoscenza appunto di questo territorio. Assolutamente. Allora, grazie per essere stati in nostra compagnia. R9 Con termina qui.